Buongiorno, questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, mercoledì 26 agosto. Questa edizione della rassegna stampa la iniziamo con la notizia del giorno, ovvero quello che è successo ieri all'Aquila. Iniziamo con queste immagini. Vediamo i titoli di apertura. Renzi tra cariche e promesse. Visita blindata all'Aquila, 4 feriti negli scontri. Poliziotta col setto nasale rotto e il premier che dichiara ci rivediamo tra un anno per fare il punto sui cantieri. E poi andiamo anche sulle pagine del Messaggero. Sulle pagine del Messaggero che riportano ovviamente degli scontri, si parla di 4 feriti, si parla soprattutto del fatto che il premier non abbia portato a termine quella che doveva essere in realtà la visita istituzionale, perché le forze dell'ordine hanno preferito fargli evitare alcuni tratti proprio perché la situazione è sfuggita di mano. Erano state annunciate in realtà proprio queste presenze, questi comitati, si parlava dei comitati contro le trivelle in Abruzzo, si parlava insomma anche di quello che riguarda il terremoto. E allora vediamo per il Messaggero qual è la notizia, in particolare quella su quello che è successo all'Aquila. 2 ore di tensione, no trive e comitati, scuola, entrano in contatto con le forze dell'ordine prima dell'arrivo. L'accoglienza per la prima volta del premier si sposta al Gran Sasso Science Institute. La contestazione, lancio di uova e San Pietrini, 4 feriti e le cariche della polizia. E allora questa visita era veramente attesa, perché il premier non si era mai recato all'Aquila, soprattutto in Abruzzo. C'erano tutti gli organi delle istituzioni abruzzesi, questa visita ovviamente era indispensabile per fare un quadro della situazione dell'Abruzzo, per parlare di quelle che erano le richieste e le necessità della regione, e così la giunta era presente, ed era presente ovviamente anche quelle che sono state i momenti di più grande tensione. Allora noi ci siamo in collegamento telefonico con il sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Si parla di lancio di San Pietrini, anche nella sua pagina social si parla di una contestazione che è ben accetta, ma tranne quando si usa la violenza, si parla di feriti, si parla di una situazione che in qualche modo è sfuggita di mano. Voi eravate proprio lì, com'è andata? È andata che una piccola minoranza, che non arrivava a qualche centinaio di persone, ma neanche penso, ha ritenuto che protestare significasse impedire ad altri di adempiere un proprio dovere istituzionale, da un lato, e dall'altro che nel momento in cui si protesta sia legittimo la guerriglia, addirittura arrivando a lanciare San Pietrini, che non mi hanno raccontato, ma che ho visto sfiorare vicino alla mia testa, le mie gambe, le mie braccia, con il vicepresidente Lolli, mentre ci recavamo nei pressi della villa verso il Gran Sasso Institute. In particolare c'è stato anche un momento in cui siete riusciti a incontrare il governatore, si è parlato anche di progetti, poi l'incontro è stato fatto nella città ferita, l'Aquila, quindi c'era anche attesa da parte degli aquilani. Cosa si è riusciti ad ottenere? Ma io credo che il bilancio sia più che positivo. È chiaro che fa più rumore e i titoli di oggi sono tutti dedicati alla protesta di pochi e non al fatto che tanti volevano la visita e la venuta del premier, cosa che è arrivata. È straordinario che alcuni all'Aquila prima protestano perché il premier non viene, poi lanciano le uova perché viene. È chiaro che è tutto strumentale e si tratta, ripeto, di una tra i più facinorosi, forse era una trentina di persone, qualche ex politico che per la propria esistenza in vita può immaginare solo di fare quelle cose perché il consenso non ce l'ha. Però nel merito noi abbiamo riportato a casa la certezza delle risorse per il cantiere Aquila, Aquila e Comuni Capoluoghi. Abbiamo portato a casa la certezza, anzi la sfida lanciata dal Premier,
firmeremo per le regioni del Mezzogiorno, dunque anche per l'Abruzzo, dei contratti, dei master plan, decideremo cosa metterci, quante risorse metterci, che cosa fare, in quanti tempi, in modo tale che un cronoprogramma possa essere verificato e verificabile da tutti. Vi aspettavate una guerriglia come quella che si è verificata? Ma guardi, la guerriglia io francamente non l'ho vista nelle dimensioni in cui oggi i titoli di giornale mettono, ma c'è stata una protesta, c'è stata una guerriglia da parte di alcuni che sollevavano tutti i temi legittimi rispetto ai quali il Presidente D'Alfonso sta lavorando e ha lavorato, perché noi manteniamo sempre fede agli impegni che assumiamo con gli elettori, per esempio su Umbrina. Il Presidente D'Alfonso nel dossier Abruzzo ha ribadito il no a Umbrina in alleanza con le regioni adriatiche del centro-sud Italia. Glielo abbiamo detto al Presidente Renzi, abbiamo fatto capire e sapere e produrre il nostro punto di vista, ci stiamo lavorando, ma se quelli di Umbrina ci chiedono prima di lavorare affinché quelli che sostengono il no ad Umbrina ci chiedono di lavorare affinché ciò non avvenga e noi lo facciamo, poi però siccome devono qualcuno esistere in vita per meri motivi politici o di prospettiva politica, allora non vogliono una soluzione del problema, che se il problema si risolve loro non esistono più. In realtà la domanda è questa: voi ieri tra le 6 richieste che aveva presentato il governatore D'Alfonso avevate proprio quella del no Trivi, ovvero di bloccare il famoso decreto che liberalizza le trivellazioni a largo delle coste dell'Adriatico. C'era il comitato Umbrina, si è svolto proprio uno scontro con il comitato non Umbrina in realtà. Perché c'è stato questo distacco tra il governo e il comitato? Ma io non lo so, noi abbiamo incontrato il comitato Umbrino, il presidente D'Alfonso con l'assessore Mazzocca più di una volta, con il vicepresidente Lolli, abbiamo assunto degli impegni, tra questi impegni c'erano quelli di rappresentare al governo il nostro punto di vista, il punto di vista dell'Abruzzo, il no convinto dell'Abruzzo. Lo abbiamo fatto, dopodiché però ripeto, io sono tra coloro che sostengono il no, per esempio, e non mi faccio insegnare niente da nessuno, perché sono stato quello che nel 2008 ha presentato la legge che ha bloccato il centro Olio d'Ortona. Quindi è chiaro che il PD fa il suo dovere quando le competenze sono della regione. Quando le competenze sono dello Stato bisogna trattare con lo Stato. Esattamente quello che stiamo facendo noi, dicendolo a Renzi per iscritto e dicendoglielo anche nelle assemblee pubbliche come ha fatto ieri D'Alfonso. Esattamente ciò che ci eravamo impegnati. Ma il punto è che 4-5 organizzatori, se tu gli devi la manifestazione, se tu gli risolvi il problema, se tu lavori, poi loro non hanno da dire e se non hanno da dire non esistono. Io ringrazio il sottosegretario Camillo D'Alessandro per l'intervento su quello che è successo ieri all'Aquila. Buona giornata. Grazie a lei. Ora invece noi siamo in collegamento con Augusto De Sanctis, proprio del Comitato No Umbrina. Ieri era presente all'Aquila. E ovviamente buongiorno anche a Augusto De Sanctis. Ha ascoltato quello che ha detto il sottosegretario? Purtroppo no, però... Gli abbiamo chiesto per quale ragione, se tra i 6 punti del governatore D'Alfonso c'era quello del no Triv, quindi di bloccare Umbrina Mare, e in qualche modo perché si è arrivati allo scontro con il comitato, se in realtà l'intento era lo stesso? Semplicemente perché si è perso un passaggio evidentemente il sottosegretario, che il 7... agosto il governo ha emanato un decreto balneare che ha dato parere favorevole al progetto Umbrina. Ci sono ormai le carte, le autorizzazioni in gazzetta ufficiale, cioè un particolare non da poco, mi verrebbe da dire, nel senso che il progetto sta andando avanti come se nulla fosse, come 60.000 persone non avessero sfilato a Lanciano a maggio, 40.000 persone nel 2013 a Pescara. Si fa finta di nulla rispetto alla democrazia, ci viene da dire, nel senso che i cittadini stanno percorrendo tutte le strade possibili in Abruzzo e a Roma per cercare di non far fare questo progetto, perché non lo accettano e non accettano che questo Abruzzo venga devastato ambientalmente. Il mare attaccato dalle trivelle, in terraferma l'enorme gasdotto che deve passare sulle faglie sismiche più pericolose
d'Europa e ci mettono sopra un metanodotto che serve non ai cittadini peraltro a trasportare il gas verso il nord Europa per fare i profitti alle aziende. Questo ovviamente è l'intento più nobile, però noi gli chiediamo anche un commento sugli scontri, perché qui abbiamo un agente della polizia con il setto nasale e altri tre manifestanti che sono rimasti feriti. Gli scontri li abbiamo testimoniati. A parte che a tutti i feriti noi speriamo che insomma, la guarigione avvenga prima possibile, compresa assolutamente la poliziotta, che peraltro si è ferita, come testimoniano le immagini di Repubblica, praticamente perché è inciampata con un altro agente e è andata scontrarsi su un puntellamento di un edificio, ma è stato proprio un inciampo, diciamo così. Questo è stato dovuto al fatto anche ad una gestione dell'ordine pubblico piuttosto, io ero presente e in prima fila mi viene da dire, ma è stata una gestione piuttosto all'ultimo un po' arrangiata forse, anche perché Renzi ha avvisato in questo caso all'ultimo momento, praticamente lunedì sera, e probabilmente non c'è stato neanche il tempo materiale per attrezzare un servizio d'ordine che peraltro era blindata, però diciamo che c'era una forte confusione nel servizio d'ordine assicurato dalla polizia, diciamo così. Si è parlato infatti di driblaggio anche degli agenti di polizia, perché ovviamente gli aquilani sapevano dove passare per arrivare alla villa comunale. Ma era molto difficile pensarlo. Io sono pescarese, c'erano molti aquilani, anzi ci hanno invitato gli aquilani a manifestare, ricordiamolo, perché noi non ci presentiamo in un'altra città, se non c'è un comitato, uno che vuole manifestare. E io sono rimasto abbastanza sorpreso del fatto che praticamente a un certo punto all'inizio quando ci siamo avviati, anche perché non si capiva bene dove era Renzi, quindi fin dove si poteva arrivare, no? Allora noi ci siamo avviati e praticamente ci volevano a un certo punto bloccare in mezzo al parco del castello, che 10 poliziotti hanno cercato di fare non un cordone, ma si sono messi, però nel parco del castello è come dire un ago nel pagliaio, voglio dire, quindi insomma è stato, tant'è vero che poi abbiamo questo corteo con gli aquilani appunto in testa, è passato per le vie del centro, io mi aspettavo sinceramente a un certo punto di trovare il punto dove, oltre il quale non si poteva andare sostanzialmente, e questo invece non c'è stato, probabilmente appunto per una difficoltà anche di organizzare una visita del Premier blindata, ma col preavviso di scarse 24 ore, anche per noi probabilmente avremmo portato molti più manifestanti sapendolo una settimana prima. Io voglio un po' ricordare che nella prima Repubblica, che io sinceramente Andreotti prima di andare in una città avrebbe avvisato un mese prima per fare il bagno di folla, adesso Renzi avvisa con 20 ore d'anticipo perché evidentemente non riesce a spiegare le politiche che vuole portare avanti, che vuole imporre sui territori, come è stata questa di Ombrina. Poi continuando su quello che è accaduto, poi c'è stato un po' di tensione perché appunto siamo spuntati praticamente vicino a dove era il Premier e secondo probabilmente questo servizio d'ordine non potevamo sbucare lì, ma insomma è stata quasi non voluta. Lì c'è stato un primo momento di tensione, ma abbastanza, tranne quelle... Abbiamo appena visto l'immagine della poliziotta che è rimasta ferita, perché... Lì c'è stato quell'episodio, poi sì, L'abbiamo ricostruito dopo grazie alle immagini di Repubblica, appunto là c'è stato quel momento che noi siamo sbucati e c'erano poliziotti palesemente, non era una poliziotta della cenere, sorpresi, e hanno visto questi manifestanti, giovani e meno giovani, tutti a volto scoperto, eravamo con le bandiere in mano, c'erano persone che volevano chissà fare che cosa, voglio dire, a un certo punto c'è stato un momento un po' di fuggi-fuggi, questa polizia, come si vede nel video di Repubblica, inciampata letteralmente, altri hanno perso un altro poliziotto, ha perso il manganello, un altro per cellulare, c'è stato un momento un po' di lì che c'è stata confusione. Invece io sono stato testimone però proprio davanti alla scuola della scienza, invece di un episodio forse di nervosismo della polizia, assolutamente non
non insomma, giustificato, perché eravamo arrivati a un certo punto insieme peraltro con i giornalisti, io ero lì, posso dirlo perché ero in prima fila, praticamente insieme con i giornalisti, eravamo dietro una transenna, praticamente era il posto dove, oltre il quale noi non potevamo andare, diciamo così, e noi ci siamo posizionati dietro queste transenne, diciamo così, quindi c'era la transenna e noi stavamo dietro. A un certo punto è arrivata la polizia, ha tolto le transenne, si è messa a testuggine e è partita una carica a freddo. Effettivamente sì. Io sinceramente che non abbiamo capito il perché, anche perché poi era stata talmente illogica che ci ha fatto come si dice, una carica si fa per far arretrare evidentemente il punto della transenna, però l'hanno messe loro le transenne, perché l'hanno tolte quando ormai i cittadini stavano dietro. A quel punto noi siamo arretrati e lì c'è stato un po' di forse di un momento. Si vede nelle immagini anche il rappresentante di Rifondazione Acerbo proprio davanti alla carica. Allora noi la ringraziamo per dire l'illogicità. Poi però siamo arrivati, cioè ci hanno fatto arrivare ancora più vicino alla scuola. Cioè non si è capito questo fatto, perché uno se fa una carica per allontanare, poi tiene lontani i manifestanti dal luogo. Invece poi siamo arrivati direttamente davanti alla scuola col benvolere della polizia presente. Quindi non, quella carica proprio non si è capita sinceramente, perché è stata una cosa un po' così, lì per lì non a tutti è sembrata totalmente illogica, ma probabilmente, ripeto, con il preavviso di questo premier che arriva all'ultimo secondo per la paura dello scontro. Noi ora dobbiamo chiudere il collegamento, sì. Ci ritorneremo ovviamente nel corso del nostro TG6, nella prima edizione delle 14. Però, ecco, l'indignazione, io direi una cosa, l'indignazione però forse meriterebbe più il progetto in Ombrina, che rischia da parte del sottosegretario. Tutta questa indignazione la ponesse per bloccare il progetto Ombrina e il metanodotto che deve passare sulle faglie sismiche. Credo che sia un livello di devastazione questo un po' più preoccupante rispetto a di quello che è accaduto ieri a L'Aquila. Grazie ad Augusto De Sanctis per il collegamento. Buona giornata. Salve. Continuiamo con la rassegna stampa, perché nel dettaglio poi si legge, questa era la visita, in realtà era stata preparata come abbiamo sentito in poco tempo, perché la conferma del Premier è arrivata soltanto lunedì. In realtà si è parlato di una riduzione delle tappe che erano previste proprio per queste manifestazioni che si sono svolte. C'era il grido disperato degli imprenditori, i numeri shock sul lavoro, trasatti record cassa integrazione, D'Alfonso chiede il completamento del collegamento con la Costa. E poi la security cambia l'agenda, niente visita a Palazzo Fibbioni, al GSU utilizzato una porta secondaria. E poi i fondi ci sono, ora i cantieri, sull'Europa sarà battaglia. Questa è una importante dichiarazione di Renzi, che dice ora ci sono i denari, come li ha definiti lui, e quindi si potrà procedere, e dice di voler vedere tanti cantieri. Sul centro, ed eccole qua l'impaginazione, troppo attenzione Renzi, blindato nel palazzo, saltano la passeggiata nel centro storico e il saluto a Palazzo Fibbioni, spintoni, uova e manganellate prime del discorso al Gran Sasso Institute. E poi tra i contestatori una donna con un quadro dedicato a lui, padre e figlio, i lolli colpiti su fronti opposti, l'avevamo sentito anche dalla voce del sottosegretario D'Alessandro, il vicepresidente della regione, della giunta regionale, su un fronte e il figlio Mattia su quell'opposto per protestare, ma accomunati da un destino molto simile, entrambi si sono trovati nella bolgia, e mentre l'ex deputato del PD è stato sfiorato da un sanpietrino lanciato da un dimostrante, il giovane Mattia è stato colpito da una manganellata, una brutta esperienza per entrambi, anche se forse quello tra i due che è rimasto più scosso è stato proprio il padre. Le uova sì, i sanpietrini no, ha detto. E quindi continuiamo a vedere nella rassegna di quello che è successo ieri all'Aquila, si parla delle tasse, daremo battaglia a Bruxelles, in questo caso la restituzione delle tasse per gli imprenditori aquilani, questa era la richiesta, non chiedere agli imprenditori già vessati dalla crisi, dal sisma, di pagare le tasse che in realtà avevano avuto una riduzione proprio per venire incontro alla grave difficoltà. Il discorso a porte chiuse dopo l'allarme sulla crisi lanciato a Trasatti, il Mezzogiorno sarà diviso in 15 territori di sviluppo e l'Abruzzo è incluso nel piano. E poi lunga attesa, ma ieri l'hanno visto in pochi, un presidente del Consiglio fantasma che ha assecondato i politici locali.
locali e ha detto tornerò. Infatti l'annuncio era quello del ritorno dopo un anno. E queste le scene di guerriglia, fuggi fuggi in centro, protestano in Ombrina, no Snam e persino ultra del Teramo. Sugli ultra del Teramo in realtà poi si apre un'altra polemica. Andiamo sulle pagine della città, perché quello che fa discutere adesso sono alcune dichiarazioni del Premier che riguardano proprio il Teramo Calcio, perché pare che sia stata certificata la presenza di alcuni tifosi del Teramo e alcune parole del Premier Renzi non sono andate giù né ai teramani né al sindaco di Teramo. Ed eccolo qua, Renzi scherza col diavolo, gaff del Premier, fa il simpatico e dà la colpa delle proteste ai tifosi biancorossi. Se andiamo sulla pagina del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ci sono proprio degli accenni a questa questione. Il primo è la richiesta di dimissioni gravissime, le dichiarazioni di Renzi sui tifosi del Teramo e sul Teramo Calcio, ride i ride del Teramo e la sua delicata situazione, questo per cercare di nascondere i suoi fallimenti e le tante contestazioni che rimedia ad ogni sua uscita. Chiederò come sindaco di Teramo le sue immediate dimissioni, non merita di essere il nostro premier, soprattutto il premier dei cittadini teramani. Sopra invece fa un accenno ai rappresentanti abruzzesi del PD, perché dice mentre succedeva tutta questa situazione in prima linea c'erano i nostri rappresentanti del PD e ancora più in alto dovrebbe essere, e chiede qual è stato l'intervento del PD davanti a questa situazione, nessuno come ci aspettavamo, perciò si apre questa polemica. Andiamo a vedere, eccolo qua, erano del Teramo i contestatori, erano del Teramo in Serie D ed eccolo qua. Ci mancava solo un intervento del Premier Matteo Renzi sulla vicenda del Teramo Calcio, un intervento che dopo le proteste aquilane suona come una gaffa e mezza nei confronti del diavolo a meno di 48 ore dal giudizio di appello di Roma. Ieri pomeriggio all'Aquila dal pulpito del Gran Sasso Institute di fronte ai giornalisti schierati e pronti a cogliere le sue esternazioni per la prima e tanto attesa visita in Abruzzo, il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento anche alle proteste che lo hanno accolto nel capoluogo abruzzese. Renzi gigioneggia al suo solito di fronte a una platea e se ne esce con una delle battute da simpaticone, inciampando però su una gaffe. Oltre alle critiche degli abruzzesi all'Aquila, l'odio della Teramo biancorossa. Renzi sta parlando delle misure in azione per l'Abruzzo nel confronto appena avuto con le istituzioni abruzzesi. Allora, a questo punto noi ci fermiamo con la lettura dei nostri giornali e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, lo facciamo col nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca. Allora, noi lasciamo i tafferugli che sono avvenuti ieri all'Aquila, ora ci occupiamo di meteo perché si parlava di un ritorno del gran caldo. Anche se Francesca, nelle prossime ore ci sarà ancora della residua instabilità che ne avevamo parlato già nella giornata di ieri, stanotte ci sono stati dei rovesci, in mattinata ci saranno ancora degli annuvolamenti sul settore centro-orientale della nostra regione, dove occasionalmente potranno verificarsi delle residue precipitazioni che si attenueranno lungo la fascia costiera, ma probabilmente nel corso del pomeriggio assisteremo alla formazione di temporali sulle zone montuose, temporali che poi si attenueranno ovviamente in serata e in nottata. Ma da domani, come anticipato nei giorni scorsi, Francesca, torna all'alta pressione, l'anticiclone nordafricano che dovrebbe garantire una lunga fase di tempo stabile, soleggiato, con temperature in progressivo aumento, anche se il caldo più intenso arriverà non prima del fine settimana. Probabilmente le giornate più calde saranno sabato, domenica e lunedì, perché questa struttura di alta pressione prevista in rinforzo sulla nostra penisola tenderà a consolidarsi proprio nel fine settimana sulle regioni centro-settentrionali e ciò garantirà comunque stabilità, ma anche temperature in aumento che, lo ribadisco, non raggiungeranno i valori che abbiamo avuto nelle scorse settimane, ma comunque insomma l'afa aumenterà lungo la fascia costiera, tuttavia durante le ore serali e notturne insomma il caldo sarà meno opprimente, quindi perché le brezze un pochettino favoriranno una graduale attenuazione, anche perché non c'è
non abbiamo più un irraggiamento notevole che abbiamo insomma nei mesi, nelle settimane scorse, quindi le giornate tendono ad accorciarsi, quindi il caldo fortunatamente, questo dico fortunatamente, di sera non dovrebbe essere molto intenso. Quanto durerà, Francesca? Beh, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, la struttura di alta pressione continuerà a tenere banco almeno fino ai primi giorni del mese di settembre, poi probabilmente insomma assisteremo a un graduale cedimento dell'alta pressione, perché poi le correnti atlantiche iniziano ad essere un po' più vivaci, quindi hanno la forza di demolire queste strutture di alta pressione, e probabilmente nel corso della prima settimana di settembre, soprattutto dopo il 3 e 4 di settembre, sembra possibile un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, se siamo qui nel ramo delle ipotesi, ci torneremo su nel corso dei prossimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Maurizio Daguì in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore, e noi segnaliamo sempre sulla destra le quattro telecamere in diretta sulle quattro province abruzzesi, così da monitorare l'intero territorio. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, ed è quello istituzionale, dove troverete tutto quello che è presente sul sito internet, perciò tutti i bollettini aggiornati, e poi suggeriamo il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, oltre a tutto quello che è presente nella pagina ufficiale. Troverete intanto lo scatto fatto alle prime ore dell'alba da Monte Silvano, dove Giovanni De Palma registra i gradi del momento, e poi ci sono anche gli strumenti di rilevazione meteo per tutti gli appassionati. Altra cosa molto importante, le segnalazioni che gli utenti fanno postando immagini e video sulla pagina di Giovanni De Palma, così da mettere al corrente non solo il nostro esperto meteo ma anche tutti gli utenti connessi alla pagina. È un modo per viaggiare sicuri, noi lo suggeriamo e lo consigliamo sempre. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Grazie Francesca, a questo punto colgo l'occasione per augurarti una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro e parliamo di cinema e turismo. Abruzzo Film Commission doppia falsa partenza. La regione vuole creare una struttura per attrarre produzioni cinematografiche. Il progetto è già scritto, ma ne spunta un secondo e forse ce ne sarà un terzo. E poi gli altri corrono in Trentino, affari d'oro con la baita della TV. Andiamo avanti sempre sulle pagine del centro e iniziamo a aprire le pagine dedicate alle diverse province. Iniziamo dall'Aquila. La crisi al comune, scontro in aula, Cialente caccia vicini e va alla resa dei conti. Quasi rissa sulla richiesta respinta di stralciare il piano su nuovi impianti di sci, e il sindaco torna a minacciare le dimissioni. Ma sciocco, faccia chiarezza. E di spalla approvato il bilancio della previsione per il 2015, due voti contrari. Chiudono due asili nido, licenziate 21 educatrici, non riaprono a Petau di Coppito Sorto nel post-sisma, e primo maggio a Pile, problemi per 70 famiglie aquilane che avevano i figli nelle strutture. Ancora aumentano i costi dei biglietti per le corse dei bus dell'AMA. De Angelis, direttore generale, dice incremento inevitabile dopo una delibera della giunta regionale. Salgono le tariffe per la rete comunale e quella extraurbana, ed ecco i prezzi per gli universitari. E poi fondi per la cultura, i timori di Pietrucci, il consigliere regionale. Il dibattito sulla ripartizione è positivo, ma rischia di produrre pastrocchi. Premi Alessandra Cora, ecco tutti i vincitori. Grande affluenza di pubblico al Festival Nazionale Voce Nuova in Piazza Duomo. L'iniziativa dedicata alla promessa della canzone scomparsa il 6 aprile 2009. Ad Avezzano, Ovindoli, bufera sul popolare sacerdote e cantante. Don Elvis indagato per i lavori in chiesa, un messaggio WhatsApp inguaia il parroco. Avrebbe chiesto soldi alla ditta che esegue la ristrutturazione post terremoto. E poi aveva 65 anni e la Marsica piange la scomparsa del medico di base Allegretti. Il ricordo di Edo durante la partita a Roma-Juventus. Domenica, striscione del club di Carzoli dedicato al ragazzino, e Don Enzo scrive una lettera ai compagni di classe. Ecco il monumento all'emigrante. Toccante cerimonia a Celano, l'opera davanti al castello svelata dall'italo-canadese Tina Vicaretti.
E poi andiamo avanti sulle altre province, ci occupiamo adesso di Sulmona, concorso per disabili, Bufera sulla giunta con un'interrogazione. Quattro consiglieri, violate le procedure sul reclutamento, chiesta al sindaco una spiegazione scritta sull'intera vicenda. E al Parco Nazionale a sorpresa rispunta l'orsa Gemma, l'animale notato dai turisti sulla strada tra Scanno e Villa Lago. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità con la nostra rassegna stampa che torna tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo a Pescara. Ancora il mare sporco, permesso scaduto, depuratore abusivo. L'impianto dei liquami di Fosso Pretaro è fuori legge da un anno. E poi il precedente a Lanciano sequestrati 12 impianti. L'altro caso a Foschi, in via Raiale un nuovo allarme. Si parla dei lavori in corso per il collegamento che è avvenuto, che è in corso per la frana avvenuta proprio la scorsa Pasqua, lo scorso mese di aprile. Controlli urgenti al depuratore di Pescara, a chiedergli è l'ex consigliere Foschi, componente dell'associazione Pescara Mi Piace e autore di un esposto sulla rottura della condotta di via Raiale del 28 luglio scorso e sul divieto di balneazione tenuto nascosto alla popolazione dal sindaco Alessandrini. Secondo Foschi, da due giorni in via Raiale c'è un odore inequivocabile che lascia sospettare un arrivo anomalo di liquami e quindi un malfunzionamento della struttura. E poi la reazione, il forum dell'acqua e il PRC chiedono la testa di Mario Amicone. Ancora, i commercianti dicono serve un piano da 10 milioni per i lavori. Luciani, sindaco di Francavilla, attacca l'ACA, si nasconde dietro un dito. Il sindaco accusa il depuratore funziona male, la condotta è rotta, ma nessuno interviene. Andrò in procura e chiederò i danni. D'Alfonso si muova. Dettaglio basso, dermatiti in aumento tra i bimbi. I farmacisti di Pescara e Francavilla, molti casi anche di gastroenteriti. E poi il missionario scomparso, i soccorritori di due stati per cercare padre Luciano dalla Bosnia e dalla Croazia a Međugorje per il sacerdote sparito il 2 agosto. E poi la svolta mancata, trovato un ferito tra le rocce, ma era un falso allarme. Impegnate 400 persone, si sta cercando anche con i cani nei buchi carsici dove potrebbe essere finito il 79enne missionario originario di Civitella Casanova. Il Ministero ha scelto Fimiani presidente del Conservatorio. Il direttore della Biblioteca Provinciale prende il posto di Farias. Lavorerò per aiutare il talento dei giovani e per nuovi spazi. E poi Pescara, domenica 30, ricorda i bombardamenti. Ancora, testi scolastici usati, sconti fino al 40% in mercatini e librerie. Cancellato il punto vendita di Rifondazione in Piazza Grue. Famiglie in difficoltà e c'è chi chiede di pagare a rate. Il vertice in comune via al progetto per lo stadio senza la pista di atletica. E ancora da Pescara all'Expo, ecco i 5 talenti delle piccole imprese. Il progetto è di Abruzzo Italy, delle società Nexus e oltre. I ragazzi appassionati di marketing selezionati tra 25 candidati. Andiamo avanti e ci spostiamo nella provincia. Restiamo anzi a Pescara, andiamo a Montesilvano. La giungla urbana, la protesta, via Lazio, cataste di pattume nel cortile delle case popolari. Nessun richiamo alle regole, ultimatum o ordinanze sembrano efficaci contro gli incivili che abbandonano i rifiuti. L'appello del consigliere Di Stefano all'ACA, stop agli impianti idrici dissestati, perdite e disagi nei quartieri. E poi centri di accoglienza, sospiri dall'allarme profughi, ma la questura lo smentisce. Studio e attività ricreative nel dopo scuola, pubblicato un bando comunale per aprire gli istituti didattici agli alunni e ai progetti delle associazioni. Torna il premio Simpatia, nella IT ci sono Becci e Razzi. Domani sulla Piazzetta Rossa la kermesca in corona i personaggi abruzzesi dell'anno. Tra gli insigniti la ginnasta teatina d'Ottavio, Perrotta, Musini e Fumo. E in realtà c'è il premio anche rivolto alla nostra emittente, guardate qua il riconoscimento, sarà assegnato inoltre al TG6, il telegiornale dell'emittente TV6. E poi andiamo avanti tra cielo e terra, chiude l'agosto popolese, domenica rassegna completamente dedicata ai temi della salute e del benessere. Un'intera giornata da trascorrere all'aria aperta nella riserva di Capo Pescara.
Ci spostiamo, andiamo a Chieti. Gli industriali teatini scendono in campo, il sostegno ai neroverdi. La Walter Tosto diventa sponsor del Chieti Calcio. Leader a livello mondiale dei mercati petrolchimici, la SPA affianca la Mocambo, il marchio delle due aziende, campeggeranno sulle maglie dei giocatori. Agricoltore muore sbalzato dal trattore, Furci, 74enne trovato senza vita nelle campagne, il 118 ha riscontrato traumi al cranio e al torace. Si trattava di Pietro Racciatti, 74 anni, di Furci. Di spalla Lanciano, a spasso i slip, sexy star denunciata per atti osceni. E poi all'Aquila, la crisi al comune, scontro in aula, Cialente caccia vicini e va la resa dei conti. E poi a Teramo l'opera contro la carenza idrica, nuova conduttura non prima del 2018. Ruzzo, i 33 milioni dello Sblocca Italia saranno disponibili tra 2 anni e intanto si rompe di nuovo l'adduttrice della Costa Nord. Incidenti in montagna, troppi ed evitabili, e l'esperto accusa. Non c'è preparazione, vanno sul gran sasso con i sandali, ora serve una legge. E poi arriviamo al caso Savona-Teramo, la città si muove per il processo d'appello. I tifosi a Roma ma gli ultra si dissociano, i diktat di Teramo Zezza. Siamo neutrali fino alla sentenza e bloccheremo qualsiasi manifestazione in città. Oltre 200 appassionati alla riunione organizzata dal consigliere Campana. Disponibili 4 bus a prezzi scontati per la capitale. Raccolta delle adesioni fino a stasera. E poi Mina Welby a Teramo, errore negare i funerali a mio marito. Turista aquilano muore sulla spiaggia di Roseto. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Partiamo dalla pagina dedicata all'Aquila. Il comune approva il bilancio, ma la maggioranza si dissolve. Nel mirino anche Rifondazione Sel e in giunta rischiano Leone e Pelini. Il sindaco, dopo l'ok, è pessimista. È il momento di tornare al voto. Il no di Padovani costa il posto a Vicini. Cialente ritira la delega all'assessore e poi aumenta il costo di biglietti e abbonamenti sui bus. La perdonanza a Paola Gassman a San Bernardino, Bernardino ieri sera, la passione di Calenda. L'azione edile Dipe inoltre il ricorso al riesame per il caso, per l'inchiesta di Red Rationem. E poi 14enne posa nuda su Facebook, le foto vengono postate e messe dagli amici su WhatsApp, indagati 2 minorenni. Coca-Cola in Abruzzo, saranno prodotte 54 milioni di bottiglie. Avranno il tappo tricolore per confermare il legame di oltre 90 anni della multinazionale con l'Italia. I sindacati sperano che il potenziamento dello stabilimento sia accompagnato anche da assunzioni. Pescasseroli, ex albergatore, recuperato dopo 11 ore. Poi ad Avezzano, insulti ai clienti di un bar, ricoverato. E poi anche qui sulla pagina di Pescara si parla del depuratore. Non funzionava già a marzo. Fosso Pretaro, lo scandalo si allarga. L'ARTA mostra i documenti. Noi avevamo avvisato tutti, comune di Francavilla, ACA e ASL. L'impianto sversava liquami a primavera. Nessuno ha fatto nulla e Amicone dichiara un mese per gli esami. Poco personale e burocrazia. Il direttore generale dice la legge prevede 30 giorni per comunicare i risultati. Esiti lampo ad agosto, c'era pressione, sono stati ufficiosi. L'ACA ha trovato i soldi per farne uno nuovo, ma non sarà attivo prima del 2017. Di Baldassarre dichiara noi non abbiamo ancora individuato la falla che scarica a mare. E poi Beach Games, la carica dei 1000. Venerdì la cerimonia di inaugurazione alle 21.30 all'ex Cofa. Il presidente del comitato, Addadì, elogia l'organizzazione. Pescara si veste a festa per dare il benvenuto agli atleti provenienti dalle 24 nazioni che abbracciano il Mediterraneo. Ovviamente si parla dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia. D'Alfonso sottolinea la sinergia finanziaria a supporto dell'evento. A Legnini spetterà l'apertura ufficiale della manifestazione. Ricordiamo che i giochi inizieranno il 28 agosto e termineranno il prossimo 6 settembre. E poi Colli senza frontiere, Giulia e Fabrizia, un debutto con i fiocchi. Ancora un nuovo stadio, si attende lo studio di fattibilità. A Chieti l'esercito dei fuorisede a caccia di una stanza.
Vivere in un'altra città può costare fino a 1000 euro al mese. Ovviamente si parla anche della chiusura della casa dello studente. Ecco tutti i prezzi degli alloggi allo scalo e sul collo c'è sul colle c'è un lieve calo. E poi di taglio basso, niente auto a San Giustino, proposta bocciata. E di Spalla di Primio dice teatro a rischio senza i privati. Il sindaco punta a una gestione nuova per il teatro Marrucino. Sevel ancora una falsa 104, operaio finisce nei guai. Secondo gli investigatori andava dal nonno solo poche ore, il resto della giornata lo occupava con attività personali. L'avvocato Cotellessa dice nei giorni stabiliti è sempre andato dal suo parente, non era in vacanza nel modo più assoluto. E il PM chiede il rinvio a giudizio per il 37enne che comunque è stato licenziato in appello. A Vasto, assunzione al San Pio, gelo tra direttore e medico. E poi la tragedia, sbalzato dal trattore, muore un agricoltore e non c'è stato niente da fare per Pietro Racciati, pensionato di Furci, classe 1941. Giuliano De Palma chiude stasera le feste patronali, siamo a Villa Caldari. E poi a Lanciano ruppe il femore alla figlia, ha chiesto il processo, chiusa l'inchiesta, l'accusa contro l'uomo è di lesioni aggravate. A Teramo, disabili, alta tensione in comune sulla compartecipazione alla spesa. Un genitore di Carlo all'attacco di Brucchi, il sindaco reagisce, così aizzate gli animi. E alla fine passa la revisione del regolamento, voucher, valutazione e tetto ISE più alto. Decisivo l'intervento di Mina Welby per riportare la calma, esaminare caso per caso, orientarsi sui veri bisogni delle famiglie. E poi... quante barriere architettoniche mai abbattute, la vita ad ostacoli. Cartelle pazze, Simeone al posto di Pirocchi. Mastro Mauro non perde tempo dopo le proteste per la TARI e sostituisce il dirigente ritenuto responsabile dei possibili errori. Già contattato il successore in vacanza a Olbia ma pronto a tornare per incontrare il sindaco. Ci sarà anche un consulente. Stiamo verificando le bollette cittadine paghino il primo acconto. Si parla ovviamente di Giulianova, Tortoreto il pianto del cane Jerry per l'amato Emidio. E poi salvano una bambina dall'annegamento a Giulianova. Passa ad agosto il bilancio preventivo 2012, siamo a Roseto, Pavone dice colpa delle nuove complicate norme, maggioranza soddisfatta ma le opposizioni no. Apriamo la pagina dello sport, il Pescara punta su Cocco, praticamente sfumata la pista Boacini, Nero Azzurri provano a forzare i tempi per il centravanti del Vicenza. Sebastiani aspetta ancora una risposta da Salamon e dopo lo scippo del polacco rapporti tesi con il Cagliari. Il lungo stop di Memushai costringerà il club a ingaggiare almeno un centrocampista. E poi piccolo nuovo assalto del Cesena. Sempre più vicini Zanon, Puccino e il bomber Ferrari, la Ternana molla Paghera e prende Grossi dal Verona. E di Spalla i tifosi del Teramo marciano su Roma. Circa 250 tifosi hanno presenziato ieri all'incontro col consigliere comunale Guido Campana. I supporter biancorossi hanno deciso di organizzare dei pullman per raccogliere, per raggiungere domani in Roma in occasione del processo di secondo grado. Esordio abruzzesi, esordio fuori casa, la stagione del Pescara parte da Livorno, quella della Virtus Lanciano a Vercelli. Il primo derby si gioca al Biondi prima di Natale e D'Aversa lancia la sfida, stavolta voglio vincerlo io. E poi il grande assente, il Teramo non invitato, in attesa di giudizio. Doveva essere la grande festa della Serie D Made in Abruzzo e purtroppo non è stato possibile né la platea dell'Ex Aurum, ma ieri pomeriggio i grandi assenti erano i rappresentanti del Teramo. Assieme a Sebastiani e Maio avrebbero dovuto presenziare il patron del diavolo, ma la linea dura del presidente Abodi si è fatta sentire anche negli inviti. E allora ieri c'è stato il sorteggio per il campionato di Serie B, quest'anno la grande occasione si è svolta proprio a Pescara. L'Aurum di Pescara, guardate qua la passerella per la maratona della Serie B, dirigenti, allenatori e calciatori al sorteggio effettuato in TV dal peperoncino portafortuna di Caliendo alle curve mozzafiato della presentatrice Leotta e poi il sorteggio con X e Y al posto di Catania e Teramo. Si partirà il 5 settembre con l'anticipo della prima giornata. E tra Pescara e Galano si inserisce il Vicenza. Virtus Puccino è fatta. Oggi in città la gente del Barese sprinta per Cocco e poi il Lanciano abbraccia il difensore, punta Donnarumma.
L'abbiamo detto, ieri c'è stato il sorteggio per il calendario della Lega di Serie B. Noi siamo stati in diretta dall'Aurum a partire dalle 18 e abbiamo raccontato tutto quello che è successo. E allora iniziamo con l'intervista proprio al presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi. Però è contento di questa accoglienza che ha ricevuto a Pescara? Sì, sì, ma c'è comunque sempre, devo dire, grande passione. Pescara ha voluto questa cerimonia dei calendari e quindi era giusto rispettare questa volontà, questo piacere. L'abbiamo fatto in un luogo suggestivo, l'abbiamo fatto in un luogo suggestivo non soltanto per la storia industriale dell'Aurum, ma soprattutto per l'ulteriore caratterizzazione. Chiamare questo posto la fabbrica delle idee è come sentirsi a casa, perché c'è bisogno di idee, no, di gente che pensa, ha detto lei prima. Sì, sì, la nostra Lega è un po' una piccola fabbrica delle idee, quindi ci siamo trovati assolutamente a casa. Per chiudere, a prescindere da come andrà a finire per Catania e Teramo, non ci saranno più queste situazioni, almeno ce l'auguriamo. Ma io credo che il rischio potenziale ci sarà sempre. Quello che dovrà crescere sempre di più è la capacità di prevenire con norme sempre più efficaci, con la certezza della pena, con la possibilità di poter testimoniare la voglia di rimanere sempre più integri, con la crescita della cultura sportiva, perché è un fatto importante. Le cose non succedono, queste cose, queste brutte pagine, se la gente è predisposta culturalmente. E noi dobbiamo ancora inoculare degli anticorpi, quindi dobbiamo aumentare il livello dell'impegno e della responsabilità. Lo faremo tutti assieme con i club, perché c'è un patrimonio da salvare, che è la credibilità di questo sistema, la credibilità di questo gioco, la passione delle persone. Lo faremo anche con Simone Farina, che ritorna in Italia dopo 3 anni e inizia a lavorare con la Lega proprio su questo versante, ma non soltanto. Ed eccole le dichiarazioni di Abodi, ripartiamo più forti di prima. Il presidente della Lega B al centro parla delle novità, sponsor stadi, lotta al calcio scommesse, tetto salariale, possibilità supplementare i rigori da quest'anno nella finale dei playoff. L'obiettivo è giocare l'atto decisivo degli spareggi in gara unica a Roma. Nel giro di 2 anni negli impianti dovranno essere eliminate le piste di atletica, di ciclismo. Lo sponsor del campionato è Conte.it. E poi il calendario della Serie B è stato svelato a Pescara. Il calendario biancazzurri a Lanciano il 19 dicembre. La squadra di Oddo riparte da Livorno, la Virtus da Vercelli. Alla seconda giornata i frentani in casa contro Teramo e Ascoli. Il tecnico del Pescara dice: giocare subito contro le squadre forti va bene, non è il calendario a fare la differenza. E allora, ieri nella lunga diretta abbiamo ascoltato, ovviamente quando sono uscite le prime date del calendario, la reazione delle nostre rappresentanti abruzzesi. E allora c'era anche la Virtus Lanciano e noi abbiamo ascoltato Guglielmo Maio, il vicepresidente. Maio, intanto ben rivisto. Grazie, ciao. Questo calendario alla seconda giornata già presenta una Y con l'Ascoli o col Teramo, ovviamente da abruzzesi, speriamo il Teramo, anche se la situazione è un po' articolata. Sì, non lo so, poi non mi piace entrare nei problemi degli altri, c'è gente che lo fa di mestiere, non sono di certo io. Mi farebbe piacere, certo, se fosse il Teramo, ma non ho nulla contro l'Ascoli. Si inizia a Vercelli, poi questa Y, poi a Trapani, poi il Vicenza in casa, almeno per citare le prime 4 giornate. Conta poco il calendario per voi dirigenti? Ma secondo me sì, poi viene affrontato settimana per settimana in base al momento della squadra, in base alle esigenze, in base agli squalificati, infortunati, cioè sono tante cose che succedono. Adesso sulla carta è prematuro e talmente labile giudicare un calendario appena fatto. Quindi voi con quale stato d'animo iniziate questo nuovo campionato? Parlo della famiglia Maio. Ma con il solito stato d'animo, che non vediamo di cominciare, perché comunque è un'avventura che ci piace, che ci entusiasma, difficile, dura da combattere, però è qualcosa che ci entusiasma sempre. Il problema stadio? Il problema stadio è un problema che ci abbiamo e ci avremo sempre, ormai da quando siamo in Serie B. E quest'anno speriamo di avere la possibilità di giocare a Lanciano. Siamo fiduciosi che la Lega sposi la nostra causa, come il Presidente mi ha promesso, e vediamo. Ecco, per concludere, cosa si augura di vivere in maniera diversa rispetto agli altri campionati? Ma io spero che Pescara-Lanciano siano uguali, cioè nel senso che arriviamo a 50 punti o qualcosa di più e siamo di nuovo in Serie B. Mi piacerebbe sicuramente andare ancora più in alto, mi piacerebbe, come tutta l'ambizione umana c'è, però per me già fare magari il quinto anno di Serie B l'anno prossimo sarebbe già la mia Champions League.
C'è stato il commento anche del presidente Daniele Sebastiani sull'inizio del campionato di Serie D per il Pescara, che lo vede impegnato con tutte squadre davvero importanti. Allora vediamo anche le sue parole. Però un inizio un po' in salita, Livorno, Perugia, Bari, Salernitana. Sì, tanto voglio dire, come giustamente ha detto prima Caliendo, questo mi sembra veramente un campionato che sulla carta non dà segnali di squadre che possano essere squadre materasso, no? Quindi sono tutte squadre forti, attrezzate, quindi l'una vale l'altro. C'è una particolarità che lo dicevo con il mio allenatore, che lui praticamente rinizia da dove aveva iniziato, no? Quindi ricomincia da Livorno a Livorno. Da Livorno e poi Perugia, quindi sono le due partite che l'hanno visto protagonista, e quindi speriamo che questa cosa continui e possa far bene anche dall'inizio. Con Lanciano vi siete sempre messi d'accordo, 19esima giornata, 19 dicembre, come ogni anno? Eh sì, perché questo è un qualcosa che si ripete sempre sotto il periodo natalizio. Per scambiarvi gli auguri. Per scambiarci gli auguri, anche se poi con loro lo facciamo spesso perché siamo amici. Voi avete pareggiato l'offerta della Sampdoria, l'offerta del Cagliari? Ma noi con la Sampdoria non abbiamo avuto mai nessun problema, perché eravamo aperti a tutte le soluzioni e avevamo trovato 10 soluzioni. Ieri devo veramente ringraziare il presidente Ferrero e Carlo Osti, perché hanno dimostrato la correttezza nei nostri confronti. Ieri Ferrero, che io conosco solo telefonicamente, mi ha chiamato 3 volte per aiutarmi a chiudere questa situazione, quindi più di questo che doveva fare la Samp? È chiaro che la decisione spetta al giocatore, però ci mancherebbe. Salomon domenica, l'unica cosa che è certa è che era a Pescara non per venire in vacanza, ma per firmare un contratto che è pronto da un mese, con tanto di accordo con il suo avvocato, perché abbiamo praticamente acconsentito a tutto quello che lui aveva chiesto. E come abbiamo letto, il grande assente ieri all'Aurum nel corso del sorteggio del calendario della Lega di Serie B era il Teramo. E allora il caso, l'incubo Serie D, sentenza del Tribunale federale. Muro contro muro per far cadere l'accusa a Campitelli. Domani alle 16 a Roma il dibattimento d'appello e la difesa confida nel giudizio dei magistrati. Ad Ascoli si sentono ormai in Serie B, la società sta attrezzando la squadra per la nuova categoria. Prima di chiudere, noi vogliamo tornare sulle pagine della città, perché come avevamo letto, uno dei titoli di apertura era proprio Renzi scherza con il diavolo, per le parole che ha rivolto il Premier ai uomini che hanno protestato ieri all'Aquila, e ha scritto ha dichiarato pubblicamente che i contestatori erano del Teramo in Serie D. In realtà qualcuno è riuscito a registrare anche quelle dichiarazioni, allora ve le facciamo ascoltare. Noi ci mettiamo le nostre, è evidente che non posso prendere l'impegno oggi di dire tutti sì, anzi, dovremmo discutere, ci sono dei punti che ci vedono in discussione, una parte dei contestatori era legata al vero, che su questo francamente era in Serie B, come per Pina mi segnalo, non è in Serie B, perché no, per me è precisare, no, Pettina è stata in B per caso. Siamo già litigato con Calente su questo livello politico, però. Ed ecco che in furia, insomma, la polemica dei tifosi. Abbiamo letto anche le parole del sindaco Maurizio Brocchi di Teramo. Santa Inquisizione, i tifosi del Teramo chiedono un giudizio equo e affermano con una lettera che non accetteranno verdetti. Ed eccolo qua poi lo scherzo del Premier sui tifosi del Teramo. E allora con lo sport chiudiamo come sempre la nostra rassegna stampa, ricordando che gli appuntamenti con l'informazione del TG6 arrivano nella prima edizione alle ore 14, poi questa sera alle 19 invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.